Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo ad allenare le nostre gambe, più o meno nell'interezza della gamba dal ginocchio in su, perché dal ginocchio in giù non interessa a nessuno, e anche i nostri glutei. Ok, iniziamo pulendo il tappetino e ci stendiamo sul lato destro. Potete tenere la vostra testa o così, o sul braccio tenendolo lungo, o sul braccio piegandolo, appoggiandoci sopra la testa come se fosse una specie di cuscino. Le gambe sono piegate a 90 gradi l'una sull'altra e questo braccio lo potete tenere davanti al corpo o anche qua. Ora vi spiegherò perché la davanti al corpo ci serve per non perdere l'equilibrio. Iniziamo a fare 10 ripetizioni di questo esercizio. Semplicissimo, solleviamo la gamba e la proviamo a tenere più parallela al pavimento che possiamo e teniamo il nostro corpo fermo, come se fosse tra due pareti. Fermissimo. Quindi, 1, 2, 3 e stiamo attenti a rimanere fermi di qua. Per questo la mano qua può servire a capire cosa stiamo facendo con il nostro corpo. Mi verrebbe da dire 5, ma se ne siamo a 6 7 oh, immaginate di avere una noce qua. 9 e 10, schiacciamo per bene. Adesso andremo a fare una cosa molto carina. Andremo a simulare un'onda con la nostra gamba. Solleviamo prima il ginocchio, poi la caviglia, poi chiudiamo dal ginocchio e poi chiudiamo dalla caviglia. È molto carino perché il movimento è abbastanza armonico. Ne facciamo sempre 10. Quindi 1, 2, ho detto armonico, ma mi sembra un robot. 3, sto cercando di mostrarvelo. 4 e anche qui rimaniamo fermissimi. 5, 6, 7, proviamo a creare quest'onda immaginaria. 9 e 10. Ok, riposiamo un attimo questa gamba e riposiamo un attimo, intendo letteralmente un attimo, perché adesso la solleviamo e faremo questo dietro e avanti. Qua la mano di supporto può esserci molto d'aiuto, perché fare questo o fare questo è molto facile. La nostra cara manina è solita in questo, non capite? Allora, sempre 10, pure di questo. Quindi gamba su, portiamo il ginocchio verso di noi e poi dietro, più dietro che potete, senza perdere equilibrio. 2, come se spingeste qualcosa. Immaginate proprio di caricare, qua di avere una molla e di spingerla dietro. 3, 3. 4, vai, una molla, un grande bottone, tipo il pulsante iscriviti al canale, iscriviti, ripremendo in teoria ci disiscriviamo, ma noi continuiamo a iscriverci, ho perso il conto, ho perso totalmente il conto, sono rimasto. Facciamo l'ultimo, voi fatene 10. Io sono solo qui per guidarvi, non seguitemi per tutto il resto. 10, fatti, ci siamo? Ok. Adesso lavoriamo la gamba di sotto. Ve lo faccio vedere un attimo così, perché sennò non si vede. Essenzialmente faremo questo. Solleveremo la gamba di sotto. La vera posizione però è da qui, che siamo con le gambe a 90, portiamo quella di sopra un po' più avanti, la rilassiamo a terra
allora di sotto, appunto, mi salutiamo. Ehi, ci sono? Ehi, ci sono? 3, ne facciamo 20. 4. 5. Provate a portarla più su che potete. 7. Fino al soffitto. Fino alle stelle. O al cielo. E 10. Teniamo su. Penso che sia 10, voi tenetela su. E scendete. 11. Immaginate adesso di essere proprio nell'atmosfera spaziale, a muoversi nell'aria densa. 14. 15. E di raggiungere un pianeta sollevando questa gamba. Io scelgo Nettuno. Io voglio andare su Nettuno. 20. Avete scelto il pianeta? Bene, fatevi un giro. Lasciate questa gamba su sul pianeta ed esploratela nella sua interezza. E poi tornate sulla terra. Ok, cambiamo lato. Andiamo a fare anche il lato sinistro assieme. Scommetto che siete felicissimi di avere un altro dubbio. Un altro dubbio. Siete felicissimi di avere sul lato sinistro di nuovo il dubbio sui numeri. Sapete che vi dico, chiudete il video degli esercizi da soli. Scherzo, prima scrivetevi. Allora, di nuovo, corpo in linea, gambe a 90, testa messa comodamente dove volete. Letteralmente potete metterci anche un cuscino qua sotto. L'importante per me è che state fermi qua e muovete la vostra mano. Mano avanti. Iniziamo col primo esercizio. Sollevando la gamba su, 2, 3, cercando di ricordarvi di tenere la parola del pavimento, di tenere il corpo fermo e la testa sempre rilassatissima. 5, 6, 7, 8. Ma ricordate la noce che stiamo schiacciando tra i nostri ginocchi? Ve la faccio vedere. Non so perché l'ho fatto. 10. Ok, adesso ritorniamo con la nostra onda bellissima, o il nostro robot bellissimo. 1 e 2 e 3. Un po' anche come se fosse la coda di un gatto. Avete presente quando sono seccati e la sbattono a terra, che non ne possono più. Vedete? È un po' quello. 8, credo. 9. E 10. Ok, la riposiamo di nuovo un attimino, ci facciamo un bel massaggio, una bella battata, sei stata brava. E facciamo un altro esercizio. Quindi andiamo gamba su. Corpo sempre in linea, controllatelo, perché lo so che qualcuno di voi è così. E 1, calcio a noi, e premete col pulsante di prima, indietro, ricaricate il corpo, 2, e premete, 3, magari all'inizio non riuscirete a fare un movimento completissimo, ma sarà una cosa più piccola, così. Però con la pratica, chiaramente, riuscirete ad andare avanti e io sono sicura che lo farete. 8. È molto a fantasia questo esercizio. 9. E 10. Se eravate già arrivati a 10 in questo caso, vi sarete fermati, immagino, a guardare me come una disperata a farne magari 30. Allora, mi stavo già dimenticando l'esercizio, che gamba davanti, gamba di sotto, fermo come prima. Io mi sistemo continuamente la maglietta.
è ora. Ok, quindi forse non dovrei parlare se perdo il conto, effettivamente. È che se prima siamo stati su Nettuno, su Marte, adesso dobbiamo cambiare pianeta. Non so voi quale avete scelto, però adesso direi proprio di cambiare e di approfittarne per vedere tutta la galassia. Credo che siamo al 10, quindi rimanete su. Siete là nella galassia, vedete tutti i pianeti che girano? Quale scegliamo? 11. 12. Io scelgo Plutone. So che non è un pianeta, non più. Però proprio per questo lo voglio vedere. Andiamo su a vedere Plutone, anche perché è più lontano. Quindi su verso Plutone. E indovinate un po', ho perso di nuovo il conto. Facciamo 18, 19 e 20, su. Bello Plutone. Ho anche il tempo di girarlo, tanto che è piccolino. Però non c'è nulla, quindi scendo giù e ritorno sulla Terra. Grazie per aver seguito fino alla fine questo video, spero vi sia stato utile e spero voi siate riusciti, come sempre, a fare gli esercizi impari da un lato e dall'altro, perché io chissà che ho combinato. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace, scrivete nei commenti i vostri dubbi, le vostre perplessità, tutto quello che volete e soprattutto potrete dire ai vostri amici che siete stati su Marte, siete stati nello spazio, potete vantarvi.